Fidati del tuo istinto, Dovahkiin. Il tuo sangue dimostrerà la strada. Torna qui a Tidaran, poi che Kelevomindok. Per certe cose non esistono certezze. Ma credo che il legame della pergamena con il Tidaran ti concederà una visione della sua creazione. Allora sentirai, conoscerai Squarcio del Drago in tutta la potenza della sua prima manifestazione. Li vedrai, Utfadon, i miei amici Akon, Gormlight, Feldir. I primi mortali a cui ho insegnato il Duhum, le prime lingue, le guide della ribellione contro Alduin. Erano potenti, tanto da affrontare Alduin, Sarotunne. Da allora i Nord hanno avuto molti eroi, ma nessuno come loro. Omindok, non lo so. Forse nel farlo si è persa nel tempo anche la conoscenza del metodo che hanno utilizzato. I Dov sono figli di Akathosh. Per questo siamo particolarmente in sintonia con lo scorrere del tempo. E forse questo ci rende estremamente vulnerabili. Li avvertii di non agire in maniera così sconsiderata. Neanch'io potevo prevederne le conseguenze. Nust Nihon, ma non mi ascoltarono. Sì, alcuni di noi, pochi, si ribellarono al Tur di Alduin, alla sua tirannia. Abbiamo aiutato gli umani a rovesciarlo. Ma loro non si fidarono di noi. Niov. Ci nascosero le loro decisioni interne. Il giorno della caduta di Alduin, io ero lontano da qui. Ma tutti i Dov percepirono la rottura del tempo. Non posso spiegartelo in dettaglio. Non l'ho mai sentito usare. Kogan fu il primo Duhum creato esclusivamente dai mortali. Si dice che costringa un drago a sperimentare il concetto della mortalità. Un'idea davvero von Mindoran, incomprensibile per un Dov immortale. Da secoli insegno la via della voce, e da prima ancora il Duhum. No, Dovahkiin, nessuno viene più qui a imparare. Saran, sei la prima persona da più di un secolo. Io medito sulle Rotmulag, le parole del potere, insegno come usarle. Mi basta. Conoscere una parola del potere significa incarnarne il significato. Rifletti sul significato di una Rotmulag. Ti avvicinerai a quella parola mentre essa ti pervaderà. Ti insegnerò, Dovahkiin, quale parola stimola la tua riflessione. Ce ne sono tre da padroneggiare. Fus, Feim e Yol. Nella tua lingua si chiama forza,
ma ricorda che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Pensa a come la forza possa essere applicata senza sforzo. Immagina un sussurro che travolge tutto ciò che si metta sulla tua strada. Quello è il Fus, fatti pervadere dal suo significato. So Mark Mora, sarai più forte del mondo che ti circonda. Cosa ti attira di più, Dovahkiin? Fus? Fame? O Yol? Svanire nella tua lingua. I mortali hanno con questa parola un'affinità molto maggiore rispetto ai Dov. Tutto ciò che è mortale svanisce con il tempo, ma lo spirito perdura. Rifletti sul significato dello spirito. Umsladzi, anche se la carne mortale decade e muore, lo spirito sopravvive. Si tratta di Fame, fatti pervadere dal suo significato. So Mark Mora, scoprirai che il tuo spirito è in grado di donarti una forza maggiore. Rem Yol'Ogg, salute! Sum Park Mora.
Dunque, hai parlato con Parthornax. Il sangue di drago arde dentro di te. Ti ha detto quello che volevi sapere. Ti ha insegnato l'urlo squarcio del drago? Eh sì, se reputa sia necessario che tu lo impari, asseconderemo la sua volontà. Non ci siamo mai preoccupati delle pergamene. Anche gli stessi dei avrebbero giustamente paura a immischiarsi in cose del genere. Per quanto riguarda dove trovarle, blasfemie di tal genere sono solitamente appannaggio dei maghi di Winterhold. Forse potrebbero dirti qualcosa a proposito dell'antica pergamena che cerchi. Le Blade in origine erano cavalieri, nemici dei draghi. Portano ancora con sé quel retaggio, anche se forse non ne ricordano l'origine. Quando giunsero per la prima volta a Tamriel, scatenarono un genocidio di draghi. E ora lo faranno di nuovo, con il tuo aiuto. È stato creato da coloro che vissero sottomessi alla spaventosa crudeltà del culto del drago di Alduin. Hanno vissuto all'insegna dell'odio per i draghi e hanno trasferito tutta la loro rabbia e il loro odio in quest'urlo. Quando apprendi un urlo, esso penetra in tutto il tuo essere. In un certo senso, tu diventi l'urlo. Per imparare a utilizzare quest'urlo, dovrai far entrare questo male dentro di te. Forse no. Ma quest'urlo è già stato usato in passato, vero? Ed eccoci di nuovo qui. Hai mai pensato che era impossibile sconfiggere Alduin? Quelli che in passato lo hanno rovesciato. Hanno solo rimandato il giorno della resa dei conti. Non l'hanno fermato. Se il mondo deve finire, così sia. Che finisca e rinasca. Forse è per questo che sei qui, sangue di drago. Ma fermare Alduin è una cosa. Aiutarti a distruggere di nuovo i draghi è un'altra. I draghi fanno parte del naturale ordine delle cose. Le Blade pensavano di poterlo cambiare a loro favore, spazzando via i draghi. Ma l'ordine naturale verrà nuovamente ripristinato, in un modo o nell'altro. Forse, se le Blade non si fossero comportate in modo tanto arrogante, i draghi sarebbero stati i nostri alleati nella lotta contro Alduin. Che il vento ti guidi.
Hai bisogno che tu contribuissi con un aiuto più sostanzioso. Ti aiuto? Faccio i lavori di casa.